Good morning, Dora Zecchina, thank you so much for showing us this amazing collection. So, we can start by telling something about the great theme of no gender and the fluid fashion, I think, because it's a collection that is right both for men and for women, and it's one of the most important trends, not only in Italy, obviously, but worldwide at the moment. Do you agree? Yes, I definitely agree with that. In this season we find a lot of genderless items in this collection, but it's something that started time ago with pants, so we always had no gender items, so for both men and women. This season especially, all the tops are, the cardigans, the coats, and we also made a special capsule with the original logo, which is completely genderless. She's so sweet like gasoline. We have many hand-painted pieces as well. This is something that comes from my inside, let's say. I love to do that, but it's something I think really, really important in fashion now to have a special value on each item. So that's why I want that every single piece has something special, unique, and when it's handmade, it's really unique because it's never the same. Thank you so much. Danilo, grazie innanzitutto per questa intervista, è un piacere conoscerti e parlare un po' di questa collaborazione con un marchio che ci ha piacevolmente stupito per la sua capacità di intuire le esigenze di un pubblico cosmopolita internazionale e secondo me anche in grado un po' di andare incontro al gusto, allo stile, all'attitudine di ogni fascia di età, grazie al tocco sartoriale a cui tu hai decisamente contribuito. Parlaci un po' di questi, insomma, di questi chiamiamoli disegni che hai fatto, che hai applicato sempre nella direzione dello stile marinaretto, un po' marinaio, insomma, di questa nuova collezione. Allora, quello che ho fatto in realtà è stato abbastanza semplice perché ho trovato nella maglieria, cioè io sono amante della maglieria e scelgo proprio questo gruppo merceologico per esprimermi, è la cosa che mi viene più semplice, no? Però credo che incontri effettivamente quello che oggi è un'esigenza, quello di non omologarsi alla staticità comunque che il logo degli ultimi anni ci aveva portato invece a subire, quindi Dora, che è una cara amica, mi ha chiesto comunque di contribuire alla costruzione di questa collezione attraverso appunto la maglieria. È stato bello, divertente da una parte, però alla fine ci sono dei contenuti secondo me importanti, no? Quindi un po' sappiamo tutti che il tatuaggio in generale è parte di quello che è una cultura, sì, e di conseguenza anche dei marinai, perché in qualche modo cioè il simbolo del tatuaggio racconta una storia, è come se fossero delle cicatrici, le cicatrici che poi, se ci fai caso, indossi anche tu, questi rammenti, che sono un po' delle cicatrici, è un valore aggiunto. Poi, a parte la simbologia che possono avere le figure, in realtà abbiamo scelto le trecce. In questo capo qua, per esempio, ci sono tante trecce diverse, no? Nella storia delle trecce è nobile, perché nella storia dei marinai la treccia era come una carta di identità, veniva tramandata da generazioni in generazioni e raccontavano la famiglia. Ti ringrazio tantissimo per la bella collezione che ci hai presentato e per la bellissima storia soprattutto che ci hai raccontato, perché la moda vive anche di belle storie, tu ce ne hai raccontata una oggi. Grazie, arrivederci. Ciao.